Salve a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Ieri 19 settembre si sono aperte le porte della casa più spiata d'Italia. Un ritorno tanto discusso è quello proprio di lei, Pamela Prati, che nemmeno 24 ore sta già avendo dei seri problemi. La Prati pare infatti sia già in crisi per colpa della sua claustrofobia. Vediamo cos'è accaduto nella notte. Come vi dicevo, il Grande Fratello VIP è finalmente cominciato per la seconda volta per Pamela Prati. È rientrata infatti nella casa del Grande Fratello dopo anni di assenza dalla TV e tante storie un po' contorte che conosciamo molto bene. Una tra queste è proprio quella di Mark Cartagirone. Su di lei infatti l'attenzione è molto alta, in tanti temono che si possa ripetere la storia vista l'ultima volta. Impossibile non ricordare quando ha aperto la Porta Rossa e voleva un taxi. Pamela Prati, come possiamo vedere dalle immagini che sono trasmesse 24 ore su 24 su Mediaset Extra, è andata a dormire nel camper perché lì c'è quella piccola porticina che aprendola fa uscire l'aria, perché ricordiamolo, lei ha pianificato tutto. Infatti ha detto di essere claustrofobica, celiaca e fotosensibile. Ha passato 15 minuti ad osservare la casa, a scegliersi il suo posto, a controllare il bagno e a dire che già è sporca. Quindi cosa aspettarci nelle prossime ore lo scopriremo solo vivendo, ma sicuramente farà clamore nuovamente, altro che sia cambiata. Voi invece che cosa ne pensate? Lasciami un like e iscriviti al mio canale.